Dal Vangelo di Giovanni. Presero dunque Gesù ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del cranio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce, v'era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi. Il mio viaggio si è concluso. Sono partito da Nazaret di Galilea. Ho percorso deserti e colline, ho attraversato villaggi e città per poter giungere a questo momento. Il Padre mio che è nei cieli per questo mi ha inviato, per insegnare all'uomo cosa significa veramente amare. Ci ho provato in tutti i modi, predicando l'amore e il perdono, insegnando a rispettare lebbrosi e prostitute, passando il mio tempo con pubblicani e peccatori, guarendo chi era ammalato, liberando chi era schiavo, resuscitando anche chi era morta. Ho fatto proprio tutto quello che potevo per manifestare quello che il Padre mi aveva consegnato. Non mi restava ormai che una sola cosa da fare. Dopo aver donato agli altri la mia parola, il mio tempo, la mia forza, il mio perdono, la mia confessione, adesso non ho altro da donare se non la mia stessa vita. Eccomi crocifisso a questo duro legno, inchiodato come un assassino e trattato come un brigante. Eccomi consegnato alla morte dalla durezza di cuore della gente, che pure mi ha osannato fino a qualche giorno fa. Eccomi, impotente e mite, come l'agnello della Pasqua che viene condotto al supplizio. Di fronte a me sta il mondo intero, ogni uomo e ogni donna, ogni luogo ed ogni tempo. Stanno davanti alla mia croce che attendono l'ora della salvezza. Ed è per questo che sono venuto nel mondo, non per gridare con la forza della legge, ma per morire per la forza dell'amore. Sono certo che sto facendo la cosa giusta, anche se la sofferenza è tanta e il dolore è atroce, ma so che con questo dolore, con il dono della mia stessa vita, insegnerò agli uomini la via dell'amore e aprirò per sempre le braccia misericordiose del Padre mio nel cielo. Preghiamo. O Padre, hai tanto amato il mondo da donare il tuo Figlio unigenito, perché credendo in Lui abbiamo la vita eterna. Donaci il tuo Spirito, affinché possiamo avere la forza di seguire il tuo direttissimo Figlio sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima parola di Gesù in croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quando giunsero al luogo detto cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali,
perché non sanno quello che fanno. Un giorno qualcuno mi chiese quante volte bisogna perdonare il fratello che sbaglia contro di me, fino a 7 volte, ed io risposi che bisogna perdonare fino a 70 volte 7, e volevo dire sempre e di cuore. Ma adesso questa parola è dura da mettere in pratica, ora che questi uomini mi hanno trafitto le mani e i piedi coi chiodi, ora che sul mio capo penetrano le spine di questa assurda corona. È difficile pensare che chi mi ha fatto tanto male è mio fratello, figlio dello stesso Padre del Cielo. È difficile aprire il mio cuore per concedere anche a questi il mio perdono. Ma so che la mia vita e la mia predicazione sarebbero inutili se, giunto a questo punto, io non fossi capace di perdonare e di giustificare. Per questo, con tutte le mie forze, ripeto: Padre, perdonali. Perdona questi uomini che, anche senza saperlo, sono diventati doloroso strumento della tua volontà. Padre, perdonali, perché non credono e non sanno che stanno mettendo in croce il tuo unico figlio. Non sanno quello che per loro è una condanna a morte è in realtà il più grande regalo che Dio possa fare all'umanità. Non imputare a loro questa colpa, perché non hanno colpa. Fa che questo perdono che io dall'alto della croce concedo loro possa dare a tutti la forza di perdonare a propria volta tutti coloro che alzeranno le mani contro il fratello, tutti coloro che spargeranno parole false o cattive, tutti coloro che faranno del male a chi soffre. Ti prego, Padre, nel mio perdono per questi uomini ci sia il perdono di ogni uomo verso il proprio fratello. Diciamo insieme: tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Tu non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tu, o Dio, non disprezzi. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché camminiamo con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita per manifestare al mondo la speranza del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Seconda parola di Gesù in croce: oggi sarai con me nel paradiso. Appeso alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose Gesù:
In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Una delle parole che più spesso ho rivolto ai miei discepoli è stata: seguimi. Seguimi, ho detto a coloro che erano pescatori sul lago e ne ho fatto i miei primi seguaci. Seguimi, ho ripetuto a chi, guarito, risanato o liberato, voleva cambiare la propria vita. Seguimi, ho detto a quel giovane ricco che mi aveva chiesto cosa fare per avere la vita eterna. Seguire il Cristo è il suggerimento e la scelta che ho sempre chiesto a chi intendeva davvero cambiare vita. Ora quest'uomo, questo brigante condannato insieme a me alla più dura delle pene, mi seguirà non in un pellegrinaggio terreno sulle vie della Palestina, ma nel viaggio verso la vita eterna. È bastato un suo accenno di bontà e di tenerezza nei miei confronti. È stata sufficiente la sua umile fede che si manifesta sul punto di morire e mi ha convinto. Si merita di entrare con me nel paradiso colui che, pentito dei suoi sbagli, si rivolge a me con tutto il cuore, colui che cerca di rimediare ai suoi errori passati e si affida alle mani misericordiose di Dio. Sì, il paradiso appartiene a chi, come questo brigante, sa riconoscere che il cuore di Dio è accogliente, colui che non si preoccupa di quanto male ha potuto fare nella sua vita, dal momento che comprende che la mia croce è la chiave che apre le porte del cielo. E dall'alto di questa croce, da cui io e lui pendiamo sofferenti, ho la gioia di proclamarlo santo, non per i meriti acquisiti durante la sua vita, ma perché in un ultimo sacro furto ha capito quanto vale un gesto di amore. È lui il brigante ad essere il primo santo della storia, accanto a me su questa croce. Diciamo insieme: il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Preghiamo. Dio grande e fedele, che hai fatto conoscere ai piccoli il mistero insondabile del cuore di Cristo, formaci alla scuola del tuo Spirito, perché nella fede del Figlio tuo, che ha condiviso la nostra debolezza, per farci eredi della tua gloria, sappiamo accoglierci gli uni gli altri con animo mite e generoso e rimanere in te che sei l'amore. Per Cristo nostro Signore. Terza parola di Gesù in croce. Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Thank you.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Nel giorno in cui sono stato presentato al Tempio di Gerusalemme, un vecchio si avvicinò a te, madre, e ti disse che una spada ti avrebbe trapassato il cuore. Sono passati molti anni da quel giorno, eppure nei tuoi occhi c'è stata sempre una luce particolare, non solo la gioia di essermi mamma, ma anche il pensiero di colei che aspetta da un giorno all'altro l'arrivo di quella spada dolorosa. Ora quel giorno è arrivato e tu sei qui al mio fianco, e anche se non sei appesa alla stessa croce, tuttavia soffri con me. Quanto dolore, cara madre, ti ha provocato quel sì, detto senza indugio tanti anni fa all'angelo, che ti annunciava la mia nascita. Quanta preoccupazione ti ha dato questo figlio che scalzo, povero e affamato, ha smesso di lavorare nella bottega del padre ed ha iniziato a predicare per i villaggi vicini e poi sempre più lontano. Madre mia, tu non mi hai mai lasciato, mi sei sempre stata accanto, silenziosa e paziente, attenta alle mie parole e discepola anche tu. Insieme ai miei discepoli mi hai seguito dovunque. Eri accanto a me stamattina quando mi hanno portato davanti ai sommi sacerdoti per giudicarmi, ed eri accanto a me anche quando Pilato ha deciso di frustrarmi, prima e poi di condannarmi a morte. Mi hai seguito sulla via dolorosa che dal pretorio ci ha condotti fino a questo Calvario, e sei ancora qui adesso. Le tue lacrime non sono disperate. C'è in te la certezza che sto facendo la cosa giusta, sto compiendo la volontà del Padre. Non sei sola, madre, perché accanto a te e insieme a te c'è il mio discepolo amato, segno di quella comunità dei credenti che da questa croce nascerà. Tu lo sai, madre mia, che dal dolore nasce la vita, e comprendi che il mio dolore di questi momenti partorisce alla vita eterna l'umanità intera. Diciamo insieme: ti invoco, Signore, vieni a salvarmi. Ti invoco, Signore, vieni a salvarmi. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Ti invoco, Signore, vieni a salvarmi. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Ti invoco, Signore, vieni a salvarmi. Io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene. Ti invoco, Signore, vieni a salvarmi. Preghiamo. O Dio, Padre del Cristo, il solo uomo perfetto, nato dalla Vergine Maria, fa di tutti noi radunati nella Chiesa in sé, nella tua presenza, che continua fino alla fine dei discepoli, dei secoli, primizia della creazione rinnovata nello Spirito, per Cristo nostro Signore. Quarta parola di Gesù in croce. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Oh,
mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Da quando sono partito da Nazareth per annunziare la buona notizia del regno, ho sempre radunato intorno a me molte persone, a cominciare da quei primi giorni a Cafarnao, dove mi portavano tanti ammalati, lebbrosi e indemoniati da guarire o liberare. Sul monte ho saziato la fame di 5.000 persone e volevano addirittura farmi re. E quando sono entrato a Gerusalemme sul puledro, tantissime persone stendevano davanti a me i loro mantelli e agitavano olive e palme, gridando che ero benedetto. E stamattina quelle stesse persone hanno gridato davanti a Pilato che volevano la mia morte di croce, condannandomi al posto di Barabba. Ma tutto questo posso ancora sopportarlo, perché so che la natura umana facilmente cambia idea su una persona e si sono fatti corrompere dai sommi sacerdoti. Anche i miei discepoli non ci sono più. Già dall'orto degli ulivi, alla vista dei soldati che sono venuti a catturarmi, quegli stessi discepoli a cui ho insegnato molte cose e che mi hanno visto compiere prodigi sono scomparsi, si sono allontanati, mi hanno lasciato solo. Gli ho insegnato tante cose, ma non ho potuto dare loro la forza e il coraggio di stare accanto a me nell'ora della prova. Ma tu, oh Padre, tu ora dove sei? Perché ti stai nascondendo? Non vedi la mia sofferenza e il mio dolore? Perché non mi eviti tutto questo? Posso sopportare l'abbandono di folle, discepoli e amici, ma come faccio a pensare che anche tu mi hai abbandonato? So che tu sei sempre con me e non mi lasci. So che io e te siamo una cosa sola. Allora, perché sento che la nostra distanza è così profonda? Sento che in questo momento di dolore il tuo sostegno mi sta venendo meno e sento che su questa croce sono tremendamente solo. Ripetiamo insieme: salvami, Signore, per il tuo grande amore. Salvami, Signore, per il tuo grande amore. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Salvami, Signore, per il tuo grande amore. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Salvami, Signore, per il tuo grande amore. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Salvami, Signore, per il tuo grande amore. Preghiamo. O Dio, sorgente inesauribile di vita, sostieni con la forza del tuo spirito l'umanità che aspira ad un avvenire di giustizia e di pace, perché resti santa in ogni uomo la fede nella vittoria del bene sul male, promessa e attuata nella croce del tuo Figlio, per Cristo nostro Signore. Quinta parola di Gesù in croce. Ho sete. Thank you.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Una volta in Samaria vidi una donna ad un pozzo e le chiesi di darmi da bere. Ma quella volta io avevo sete della sua anima, sete della sua fede, sete della sua stessa vita. Ho perdonato quella donna e l'ho riconciliata col Padre, ma la mia sete non si è placata. Ho desiderio di salvare tutti, di convertire tutti, di riconciliare tutti, di donare pace a tutti, e so che da questo doloroso trono, che è la croce, possa adempiere questo progetto. Ma la mia sete si fa sempre più acuta, perché capisco che difficilmente gli uomini la sazieranno. Avrò sempre sete di loro, ma spesso i loro cuori si rivolgeranno ad altri idoli. Avrò sempre sete del loro cuore, ma non potrò mai entrarci fino a quando sarà pieno di orgoglio, di superbia e di vanità. Avrò sempre sete di convertirli, ma non potrò farlo se continueranno a non ascoltare la voce di Dio. Avrò ancora sete del loro amore, anche se gli uomini continueranno ad amare loro stessi. La mia sete è il bisogno che ho di loro, delle loro cure, delle loro attenzioni, delle loro premure. Ho bisogno del loro aiuto. Così nei secoli questo grido passerà di generazione in generazione e saranno sempre tanti poveri che avranno fame e sete, che avranno bisogno e chiederanno aiuto ai loro fratelli. Come vorrei che quei poveri trovassero quello che cercano. Come vorrei che venisse saziata nei secoli la fame, la sete, la nudità, la povertà di tutti coloro che cercano e non trovano. Come vorrei che ogni mano che si allunga per chiedere aiuto trovasse un'altra mano pronta ad offrire quel sostegno necessario a calmare la sete di ogni uomo. Diciamo insieme: rialzaci, oh Dio, nostra salvezza. Non tornerai tu forse a darci la vita perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore. Preghiamo, o Padre, che fai ogni cosa per amore, sei la più sicura difesa degli umili e dei poveri, donaci un cuore libero da tutti gli idoli per servire te solo e amare i fratelli, secondo lo spirito del tuo Figlio, facendo del suo comandamento nuovo l'unica legge di vita, per Cristo nostro Signore. Se sta parola di Gesù in croce, tutto è compiuto.
E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. Quando ho iniziato il mio percorso per le vie della Palestina, sapevo di avere una missione da portare a compimento, quella che il Padre mio mi aveva affidato: manifestare al mondo che le braccia misericordiose di Dio si erano allargate per accogliere l'umanità intera riconciliata e perdonata. Sapevo che avrei dovuto sopportare dure prove, come il disprezzo dei miei concittadini, l'avversione di scribi e farisei, i complotti dei sommi sacerdoti e infine la consegna alle autorità romane per chiedere la mia morte. Ora tutto è compiuto, ho concluso il mio compito, ho adempiuto la volontà del Padre mio. Ora non ho più parole da dire, non ho più miracoli da compiere, non ho più sangue da versare e non ho più forze per continuare a vivere. Sento che la mia vita è giunta al termine, sento che i miei occhi stanno per chiudersi, sento che il mio respiro sta per spegnersi. Non mi rimane altro da fare che dare un ultimo sguardo a questo mondo che ho tanto amato, un ultimo pensiero ai miei discepoli, ai miei amici e a mia madre che soffre con me. Non mi rimane altro testamento da lasciare se non queste mie braccia spalancate come per abbracciare il mondo intero e manifestare con la mia morte il mio ultimo insegnamento. Nessuno ha un amore più grande di chi dona la vita per gli amici. Ogni cosa è compiuta, ora tocca agli uomini accogliere questo messaggio. Ripetiamo insieme: salvami Signore, in te confido. Salvami Signore, in te confido. Il Signore è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Salvami Signore, in te confido. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi. Salvami Signore, in te confido. Il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Salvami Signore, in te confido. Preghiamo. Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce per Cristo nostro Signore. Settima parola di Gesù in croce. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Quando ero piccolo, in quella casa di Nazareth, se avevo timore o paura del buio, c'era un posto sicuro in cui potevo rifugiarmi. Le braccia di mia madre Maria.
mi accarezzavano, mi facevano sentire protetto e mi dava coraggio con le sue tenere e dolci parole. Adesso che sono solo e sto per chiudere gli occhi al buio della morte, anche se non ho paura, tuttavia voglio rifugiarmi in un altro posto sicuro, le braccia del Padre. So che Lui mi ama, so che per Lui sono prezioso, so che da Lui sono uscito non con lo scopo di morire, ma di vivere in eterno e portare vita a tutti. Ed è per questo che in questo momento di sofferenza non ce l'ho con Lui, ma mi affido a Lui. Oh Padre, come sarebbe bello se le persone capissero che nei momenti di sconforto e di sofferenza troveranno sempre rifugio e conforto tra le braccia Tue. Se capissero che Tu non desideri e non mandi la sofferenza e il dolore ai Tuoi figli, ma che Tu soffri con loro. Come vorrei, oh Padre, che tutti ogni giorno imparassero a mettere la loro vita, i loro progetti, i loro desideri e bisogni nelle Tue mani, con fiducia, con serenità. Giunto a questo momento, non mi resta null'altro da fare che sussurrare la mia ultima preghiera e il mio ultimo gesto d'amore. Dopo essermi consegnato nelle mani degli uomini per ricevere la loro morte, ora voglio consegnarmi nelle Tue mani amorose per ricevere da Te, o Padre, la vita. Lo so che la mia morte dalle Tue mani amorose sarà trasformata in vita e coloro che vogliono spegnere la mia esistenza non potranno mai spegnere l'amore che essa genera. Per questo, Padre, affido tutto a Te, perché Tu sai come ricavare il bene da questo assurdo male che provo. Ripetiamo insieme: nelle Tue mani, Signore, è la mia vita. Nelle Tue mani, Signore, è la mia vita. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Nelle Tue mani, Signore, è la mia vita. Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il Tuo Santo veda la corruzione. Nelle Tue mani, Signore, è la mia vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella Tua presenza, dolcezza senza fine alla Tua destra. Nelle Tue mani, Signore, è la mia vita. Preghiamo, o Signore nostro Dio, che nel Figlio Tuo fattosi per noi servo sofferente, hai voluto darci un sublime esempio di fortezza e di amore. Concedi di poter portare generosamente insieme con Lui tutte le nostre croci e di aderire sempre alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e sofferendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti.
Signore Gesù, vogliamo stasera con te vivere il momento in cui, sceso dalla croce, Maria ti accolse senza vita. Ma sappiamo che in quell'essere senza vita c'è la vita in potenza di ciascuno di noi. Il chiodo della mano destra che tiriamo fuori vuole dirci la disponibilità che ti diamo a farci accarezzare dalla tua mano. Accarezza il nostro cuore, rendilo simile al tuo, coccolalo con parole d'amore, fa che possiamo vivere di questo amore, perché questo diventi l'orientamento e il sicuro traguardo della nostra esistenza. Signore, la tua mano sinistra è schiodata. Adesso le tue braccia sono libere per continuare ad abbracciarci. Disponi in noi quel sentimento che ci porta a farci abbracciare da te, e in questo abbraccio ciascuno di noi possa sentire il calore del Padre per il figlio lontano. Signore, in questo abbraccio possa sentire ciascuno di noi la tua vicinanza in quei momenti dove nessuno ci abbraccia, dove inchiodati alla croce viviamo la più profonda solitudine. Signore, del tuo abbraccio vogliamo vivere, perché di questo abbraccio vogliamo far vivere anche i nostri fratelli. Schiodato oramai interamente dalla croce,
possiamo accogliere anche i tuoi piedi, Signore, quei piedi che hanno toccato le strade della Palestina. Sono i tuoi piedi che continuano a toccare le nostre strade, le nostre case, i nostri quartieri. Ti chiediamo perdono, Signore, per la nostra indifferenza, indifferenza che ci porta a camminare verso altro e non verso di te. Fa che questi piedi liberi possano essere i piedi della nostra libertà, per poter correre verso di te e verso i fratelli che tu ci metti accanto nel cammino.